Scusa, ho visto un cartello che mi ricorda un qualche cosa che ho presente mattina, pomeriggio, sera e anche durante la notte. Silvio, ci devi liberare dai comunisti, sono qui per quello. Qualcuno, ma se qualcuno, facendo il magistrato, vedesse dei delegati del primo partito d'Italia, dopo una discussione accesa, andarsene, ma una persona di buon senso, un magistrato come si deve, dovrebbe addirittura rincorrerli e dire: ma cosa fate? Ve ne andate togliendo a milioni di persone la possibilità di votare il primo partito italiano alle prossime elezioni. Hanno fatto il contrario e tutti gli organi della magistratura successivi hanno confermato questa violazione di legge. E di questo si è parlato dovunque, cercando di far credere che i nostri uomini non fossero all'altezza della situazione. Allora ve lo dico. I nostri uomini non hanno avuto nessuna responsabilità, non hanno avuto nessuna colpa. Sono stati impediti da presentare le liste a Roma. Bravo! Ed è venuta fuori la loro vecchia abitudine, quella che avevamo già visto nel 94, quando con la magistratura avevano fatto fuori tutti i partiti democratici ed occidentali, dal Partito Socialista alla Democrazia Cristiana, che a causa degli interventi dei magistrati di Milano non erano stati neppure in grado di presentare le loro liste. E se non ci fossimo stati noi a scendere in campo, i comunisti avrebbero avuto l'82% dei seggi in Parlamento. Hanno dimostrato che a loro la democrazia piace così. Non è il confronto tra le parti, loro proprio la democrazia è la seguente cosa: invece che confrontarsi con l'altra parte, scendere in campo da soli e consegnare l'altra squadra negli spogliatoi con l'aiuto di un arbitro amico. Grazie a tutti e quante altre cose mi sono rimaste da dire. Grazie a tutti, grazie a Napoli, grazie a Salerno, grazie a Caserta, grazie ad Avellino, grazie a Benevento, grazie a tutti i campani per questa bellissima serata. Una serata entusiasmante, una serata che indica la nostra marcia per la libertà dopo questi anni di cattivo governo. Ed è una giornata significativa, perché io volevo ringraziare a nome vostro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che è il cittadino di Napoli, è un cittadino onorario di Napoli, per quello che ha fatto per la nostra regione, per quello che ha fatto il governo nazionale. Noi siamo grati al governo per quello che ha fatto per l'emergenza rifiuti e per tutti i problemi che sta risolvendo per la nostra regione. Bene, qua in Campania si sente un'aria nuova, c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di una grande partita che sentiamo come una partita importante. Il gioco è un gioco importante, dobbiamo passare dalla politica parolaia della nostra sinistra, della sinistra che conosciamo qui, al governo. Allora, venendo qui con Stefano, mi sono divertito, come ho fatto l'ultima volta in aprile prima delle elezioni del 2008, a scrivere qualche domandina per voi per tenervi svegli. La prima è questa: volete un altro comunista alla guida della regione? Volete un governo della regione che faccia cazzotti con il governo di Roma? Volete un altro sistema Bassolino che spadroneggia sulla sanità? Non ho sentito bene. Ah, ecco, mi pareva. Volete una faccia pulita, una persona seria, una persona onesta alla guida della vostra regione? Volete Stefano Caldoro? Bene, abbiamo chiuso, andiamo a casa tutti. Allora, vorrei
vorrei ricordare, vorrei che però salissero qui insieme a noi anche tutti i candidati del Popolo della Libertà. Vedo qui Mara Carfagna, che conoscete bene. Posso essere, mi permettete di essere inelegante? Me lo permettete? Mara Carfagna, bella, dolce, intelligente, ma una donna con le palle! Ecco qua il nostro questore, stato al Senato, una grande esperienza anche di grandi istituzioni, Giovanna Del Giudice, Antonia Ruggero e tante altre, eccole qua. Ecco, Emanuela Romani e tutti, Angelo Gava, ecco, io credo che la rappresentanza delle donne sia una rappresentanza sostenuta e dobbiamo dircelo, e io l'ho potuto verificare da imprenditore e da uomo di governo, sono più brave di noi, lo sapevo già che erano più bravi di noi a scuola e all'università, sono le più responsabili e precise nell'ufficio, ma in politica sono anche le più appassionate, le più responsabili, le più presenti, le più combattive. Quindi votiamo anche le nostre donne della libertà. E a tutti voi, da tutti noi, un augurio che ci viene dal cuore, che ciascuno di voi, approfittando del futuro governo della libertà, possa, con il buon governo che metteremo in atto, realizzare, portare a compimento, concretizzare tutti i sogni, i progetti, i desideri che portate nella mente e nel cuore per voi e per i vostri cari. Viva Napoli, viva la campagna!